Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù apparve agli undici e disse loro: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e se berranno qualche veleno non recherà loro danno, imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano. Parola del Signore. Grazie. Ben ritrovati. State tutti bene? Siete sopravvissuti? Prima cosa. Bene, tutti bene. Anche i genitori, tutti sopravvissuti. Lassù che aria tira. Allora, abbiamo ascoltato il Vangelo di oggi? O no? Con le orecchie aperte? Ne abbiamo parlato anche un po' a catechismo? Del Vangelo di oggi, della festa di oggi? O no? Se no ne parliamo adesso un po' insieme. Chi di voi sa come si chiama la festa un po' particolare che stiamo celebrando oggi? Alzi la mano. Uno alla volta. I grandi lo sanno che festa stiamo celebrando oggi, sì? Come si chiama? L'ascensione di Gesù. Ascensione. Capite che significa, no? Ascendere. Avete sentito la lettura? La prima lettura degli Atti degli Apostoli. Che cosa ci ha raccontato? Allora, numero uno, attenzione, facciamo qualche step precedente. Chi di voi sa quanti anni sulla terra è vissuto Gesù? Non spariamo i numeri all'otto. Tu lo sai? Di un po'. 33. Bravo, come ti chiami? Gabriele ha detto 33 anni ha vissuto Gesù. Siete d'accordo? Ok. Gesù è morto in croce, giusto? Siete d'accordo? Sì. Vediamo un po'. Chi di voi sa che giorno della settimana è morto in croce Gesù? Alzi un po' la mano. Attenzione. Chi lo sa? I grandi lo sanno. Tu lo sai? Aspetta un attimo. Venerdì. Tu come ti chiami? Emanuele, bravo Emanuele. Gesù è morto venerdì. Sapete, adesso non so a casa vostra, spero di sì, no? Il venerdì, per un'antichissima tradizione nella Chiesa, si fa un piccolo gesto di penitenza, lo sapete, no? Spero che lo facciano ancora le famiglie, perché non è una cosa... Però è un modo con cui ci ricordiamo, questo è il giorno in cui Gesù è morto per noi, che è una cosa importante, d'accordo o no? Qual è il gesto che si fa il venerdì, che io consiglio di fare per tutto l'anno, perché adesso la Chiesa, diciamo che proprio lo comanda in maniera tassativa nella Quaresima. Dice che poi negli altri venerdì dell'anno si può sostituire con un'altra cosa, però capite, quando cominciamo a sostituire, poi c'è il pericolo che non si fa né l'uno né l'altro, giusto? Qual è il piccolo segno che la Chiesa ci chiede di fare il venerdì per ricordare che Gesù è morto? Lo sapete? Quindi vuol dire che a casa vostra devo tirare un po' il collo ai genitori. Non si mangia che cosa il venerdì generalmente? No. No, il pesce si mangia il venerdì. Il venerdì è il giorno in cui i pescivendoli fanno festa, almeno facevano una volta festa. Non si mangia la carne. Sapete perché? No, non perché la carne sia qualcosa di male, ma è un motivo molto semplice, perché se io non mangio la carne... sto un po' più leggero, quindi generalmente sento un pochino di fame, non è proprio come quando uno fa il digiuno, perché insomma il pesce è buono, però dopo mezz'ora ce lo siamo già digerito e ci torna la fame. Allora, è una piccolissima sofferenza, proprio una sciocchezza, che ci rende un pochino familiari con le grandi sofferenze che Gesù ha patito per noi, no? Un pochetto di fame in confronto ai chiodi sulle mani e sui piedi, poca roba, no? Che dite voi? Poca roba, no? Vediamo un po'. E in che giorno è risorto Gesù? È morto venerdì, giusto? E in che giorno è risorto? Aspetta Emanuele. Facciamo. 4 aprile. Eh? 4 aprile.
Il 4 aprile c'è chi dice che Venerdì Santo è stato forse il 9, d'accordo, o l'8, quindi potrebbe essere l'11 o il 10. Ma che giorno della settimana era? Domenica. Bravo tu. Tu ti chiami? Giuseppe. Ti chiami Giuseppe. Quindi domenica. E che cosa la Chiesa fa la domenica? Per festeggiare, perché venerdì c'è la penitenza, la domenica è festa. Allora, vediamo un po' di cose che si dovrebbero fare la domenica, ce ne stanno un pochetto, eh. Numero uno. Anche questa oggi, è meglio che stiamo zitti, eh. La domenica che cosa non si fa, a meno che non ci siano motivazioni particolari, insomma, no? Ecco, ci capiamo, non stiamo mettendo le leggi col cappio al collo. La domenica non si lavora, giusto? Andate a scuola voi la domenica? Oh, vi piacerebbe andare a scuola la domenica? No, giusto? Oh, quindi anche i grandi, certo, a meno che qua a Sermoneta la cosa è un po' differente, perché tra ristoranti, bar, eccetera, insomma, è tutta un po' una giungla, no? Però ordinariamente i lavori, chi fa un lavoro normale, ma insomma, diciamo ordinario, la domenica non si, perché non si lavora? Perché è festa. Oggi mi devo rallegrare, siccome il lavoro è una fatica, la domenica no. La domenica stiamo un po' tranquilli, stiamo a messa, poi stiamo in famiglia, ci divertiamo un po', ok? Io, se vi posso dare un consiglio, io facevo così: i compiti è meglio farli il sabato, perché la domenica uno se ne sta in grazia di Dio, d'accordo? Io ho studiato tanto in vita mia, eh? Tanti anni ho studiato, proprio tanto. La domenica per me era sempre sacra, ok? Un'altra cosa bella che facciamo la domenica: andiamo a messa a fa che? A festeggiare la resurrezione di Gesù. Ecco perché la domenica proprio dobbiamo proprio venirci a messa e siamo tutti quanti contenti, no? Sai un'altra cosa, un'altra due cose un po' che sono accessorie. A casa mia si facevano sempre, mia nonna ancora di più. Sentite un po', non lo dico, ma la domenica si mangia un po' meglio a casa vostra oppure no? Fanno qualche pranzetto un po' meglio, no? Non è che te fanno l'ovo al tegamino la domenica, non si può fare, insomma, no. La domenica si mangia un po' meglio, non perché ci dobbiamo attrippare, ma perché mangiare bene, che fai ridi? Perché mangiare bene è un segno di festa, siamo contenti, capito? Cioè, non è la cosa più bella del mondo, ci stanno cose più importanti che il mangiare, però la domenica è festa, Gesù è risorto, ok? Poi la domenica, qui vedete un po' che ci sarebbe qualche problemino, no? Chi viene a messa tutti i giorni sarà accorto, io sono vestito allo stesso modo la domenica o gli altri giorni, i paramenti sono gli stessi? Sono più belli quelli della domenica. Questa è la casula che c'è il giorno dell'ordinazione, questa è una bella casula. Questa non la metto nei giorni feriali, la metto solo la domenica. Perché la domenica dovremmo essere tutti quanti vestiti un po' più belli, ma non perché dobbiamo fare la sfilata di moda, dobbiamo andare a fare in giro a fare gli scemi, capito? Oppure a fare così. Perché è un altro segno di festa, no? Scusate un attimo, se vi invitano a matrimonio, ci andate con i jeans strappati e con la panza di fuori? No. No. Uno si va a comprare un vestito perché ad andare a matrimonio, giusto? Se vi invita a pranzo è il Presidente della Repubblica. Che ce va in ciabatte? C'è andato in ciabatte, però in chiesa d'estate qualcuno in ciabatte ha detto fra me e voi ci viene, no? O no? Io l'ho visto qualcuno che viene in ciabatte d'estate in chiesa, o chi pantaloncini corti. Ma scusate un attimo, no? Ma voi ci andreste dal Presidente della Repubblica o dal Papa in ciabatte e in pantaloncini corti? No. Ma mica perché qualcuno te lo deve dire, perché te vergogni, no? Allora scusate un attimo, ma qua dentro secondo voi ci abita qualcuno più importante del Presidente della Repubblica o del Papa o no? Forse sì, no? Chi ci abita qua dentro? Chi ci abita qua dentro? De chi è sta casa qua? Casa mia? No. De chi è sta casa qua? È di Gesù, giusto? È Dio. È il numero uno o no? Ok? Quindi la domenica, siccome noi festeggiamo il trionfo di Gesù sulla morte, ci dovremmo vestire un po' meglio. Ma non per, capito, cioè, non è che se uno si mette, che ne so,
un po' più feriale, non è che, cioè, sono cose secondarie queste qui, no? Non è la fine del mondo. Però, capite, siccome noi siamo esseri umani, capite? E ci fa bene ricordarci un po' di queste cose qui, no? Io perché, sapete perché San Giovanni Paolo II, voi non ve lo ricordate, io ci sono cresciuto con Papa San Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II è stato Papa per 25 anni, insomma, ci ha avuto, capite? Quando io sono stato ordinato sacerdote era ancora Papa Giovanni Paolo II, io le prime messe che ho detto è il nostro Papa Giovanni Paolo, no? È stato Giovanni Paolo II che nei discorsi che faceva ai preti raccomandava: e cari fratelli sacerdoti, la domenica dovete averci le vesti più belle, lo dovete fare, perché se i fedeli capiscono meglio, se non capiscono lo capiranno, perché ci deve essere un segno differente. Questa è una grande giornata. Ho un momento quasi finito. Allora, Gesù è morto il venerdì, è risorto la domenica e è vissuto 33 anni. Dopo la risurrezione, che è successo? Chi sono? Che è la festa di Dio? Che è successo dopo la risurrezione? O che è stato a fare qua? O vengo da voi che mi vedo un po' in piccionaia qui che stiamo un po' a dormire. Che è successo dopo la risurrezione? No, che ci ha detto? Che cosa è successo nella risurrezione? Dopo la risurrezione che ha fatto Gesù? Se n'è andato subito, che è successo? Ma allora non avete sentito la prima lettura di oggi? Allora dice che per 40 giorni, però quando si leggono le letture bisogna stare... Che orecchie appizzate, dicono a Roma, attenti, ok? Dice che Gesù per 40 giorni è apparso a varie persone, perché? Perché, insomma, risorge dalla morte, non è che è una cosa proprio tanto normale, no? Normale? Insomma, no? Quindi è apparso una volta, due volte, tre volte, quattro, cinque, dieci, i Vangeli ce ne raccontano alcuno, perché tutti fossero convinti che era veramente risorto. 40 giorni dopo, ecco la festa di oggi, cosa ha fatto Gesù? Ha salutato tutti quanti, cosa diciamo nel credo? Salì al cielo, siede alla destra del Padre. Quindi, come tanti anni prima era sceso dal cielo, era diventato uomo nel grembo di Maria, è nato nel giorno di Natale, si è fatto vedere, così è tornato al Padre. L'umanità di Gesù, voi Gesù l'avete mai visto, la sua umanità? Da qualche parte l'avete incontrato? Ditemelo, vengo subito pure io, eh? No, adesso Gesù non lo possiamo più vedere nella sua umanità, perché la sua umanità, quella uguale alla mia, quella che ha trionfato dalla morte, abita nel paradiso, alla destra del Padre, in una luce inaccessibile, lo vedremo dopo che saremo morti, ok? Attenzione, l'ultimissima cosa, e mo che facciamo? Gesù ci ha abbandonato, è sparito, una tragedia, che dobbiamo fare? Dobbiamo andare a chiappare da qualche parte? Che famo? Come facciamo senza Gesù? È una tragedia, per me è una tragedia, se mori morto, che famo? Che facciamo? Se n'è andato o non se n'è andato Gesù? Lo troviamo da qualche parte? Non lo troviamo? Eh? Che dite? Lo troviamo o non lo troviamo da qualche parte? Tu dici di no, dici di sì. Dove lo troviamo? In paradiso. E poi? E io in paradiso adesso non ci sto, come faccio? Non ci come faccio, annacce? Mi piacerebbe tanto, annacce pure oggi, ma se il nostro Signore non ci chiama, non si può andare al paradiso, come facciamo? Che famo? Allora, Gesù non è che se n'è proprio, che è proprio sparito, un po' sì e un po' no. Quindi non vediamo più la sua umanità, ma Gesù continua a essere presente. Scusate, questa è casa di... E Gesù si trova qui dentro in qualche posto, in qualche modo, oppure no, secondo voi? Sì. Dove sta Gesù? Che vi faccio alzare tutti quanti, vi porto a vedere proprio dove sta Gesù? Dove sta? Dentro di noi. Dentro di noi, sì. Per esempio, tra poco qualcuno di voi si farà la comunione, giusto? Che succede con la comunione? Gesù veramente entra dentro di noi. Prima della comunione, Gesù qua dentro, dove sta? C'è sta qualche posto dove sta qua dentro Gesù? Allora, ora dobbiamo fare un po' di cinema. Ragazzi, tutti in piedi, tutti con me, distanziati, venite un po' con me che vi devo presentare un posto dove sta Gesù. Via, venite un po' con me e poi concludiamo la predica. Forza, tutti. Oh, Namo, venite un po'. Allora, venite un po' qua. Fermi tutti. Quando si appare, vedete, nelle chiese ci sta una lampada con quella lucetta rossa accesa.
Che significa la lucetta rossa? Voi quando vedete una lucetta accesa, vedete che anche sull'altare ci sono le luci accese? Perché? Perché tra poco io consacro, scende Gesù nell'Eucaristia. Allora vuol dire che lì dentro, ecco perché quando io passo davanti a qui, dovete imparare anche voi, faccio questo segno, dentro quella porticina che si chiama il tabernacolo, ci sono le ostie consacrate. Ma nelle ostie consacrate c'è la presenza di Gesù, che è una presenza misteriosa, capite? Quando Gesù era sulla terra, si vedeva la sua natura umana, come la mia, ma non si vedeva la sua divinità. Nell'ostia non si vede manco l'umanità, si vede soltanto l'ostia, ma noi crediamo che nell'ostia è presente lo stesso Gesù che stava sulla terra e che in cielo saluta la destra del Padre. Capite perché in chiesa non si viene in ciabatte e in pantaloncini? Capito? E anche un'altra cosa che non si deve fare in chiesa, andiamo a posto. Cioè, capite? Chiesa è la casa del Signore, giusto? Non è casa nostra. Sedetevi, sedetevi. Così vi insegno l'ultima cosa e poi ce ne andiamo. In chiesa, secondo voi, si chiacchiera o no? No. Allora, io adesso sto parlando, no? Perché sto parlando? Perché io vi sto parlando di Gesù, ok? Durante la messa diciamo le preghiere ad alta voce, no? Abbiamo detto il gloria ad alta voce, tra poco diciamo il Padre nostro. Perché diciamo le preghiere ad alta voce? Perché le preghiere le rivolgiamo a Gesù. Allora, siccome questa è casa di Gesù, qui si può parlare in chiesa, ma solo per due motivi. O si parla di Gesù, o si parla a Gesù. Se dobbiamo comunicare tra noi, insomma, che mi soffia, mi cola al naso e mi serve un fazzoletto, non è che dico, non posso parlare con questa tappa a bocca perché mi faccio, mi starnuto addosso. No, però vado da qualcuno, come si parla in chiesa? Non a bassa voce, ma sottovoce. Quindi in chiesa si parla così, come se ci stessimo a confessare, se è proprio necessario. Cioè, me dai un fazzolettino? Oppure, devo andare al bagno, qualcuno chiede al parroco, sta al bagno. Ecco, così, però per altre cose no. Quindi mi raccomando, imparatelo, capite? Quindi Gesù non se n'è andato, rimane con noi, ci sarebbero tante altre cose da dire, però ne abbiamo imparato qualcuna oggi. Quindi è una festa un po' triste perché Gesù non lo vediamo più, però siamo anche contenti perché Gesù non sta soltanto in Palestina da oggi in poi, sta in tutte le chiese del mondo, dove ci sta un tabernacolo, e ogni volta che andiamo a messa lo riceviamo nel nostro cuore. D'accordo? E quindi, buona domenica a tutti. Voi ricordatevi le domeniche, se non vi cucinano bene i vostri genitori, diteglielo da parte mia, la domenica si mangia, eh? Ok? E la domenica trova Gesù il vestito un po' più bello, dai. Se è possibile, se non è possibile non è la fine del mondo, ma se è possibile un po' più bello. Io mangio. Tu mangi. È il venerdì un po' di meno, eh? Ok? Siamo levati Gesù e Maria.